Buongiorno, sono Valerio Rampini e mi occupo della sezione operativa e logistica dell'impresa Parolo dal 95. In questo video tratteremo pochi semplici concetti, da tenere però ben presenti per giungere come scopo finale alla realizzazione di opere volte alla riqualificazione di un'area verde, fruibile come giardino da vivere, come meglio si abbia volontà di fare. La necessità di riqualificazione o solamente di cambiamento di alcune particolarità il più delle volte nasce da una condizione di malcuranza o vetustà delle essenze vegetali e degli elementi accessori presenti, come potrebbe invece unicamente derivare da una perdita di significato a livello emotivo. Entrambe le situazioni portano comunque ad una mirata esigenza di rinnovamento. Nel caso che tratteremo, siamo di fronte a una situazione ormai giunta ad una fase stagnante, sia a livello vegetazionale che estetico. In pratica, l'ambientazione esistente ormai non suscita più emozioni. A questo proposito, sono state esaminate alcune soluzioni architettoniche in sinergia con altrettanti rinnovamenti vegetazionali, tra le quali l'utilizzatore finale ha concordato quanto andrò ad illustrare. In primis è stata eseguita una potatura di contenimento delle essenze arboree presenti, così da rendere decisamente più luminosa, aerata e ordinata l'area in genere. Sono state anche eliminate quasi del tutto le essenze arbustive per dare spazio alle nuove in progetto. Principalmente è stato scelto di vivere l'area a giardino unicamente a livello di piacere estetico, poiché siamo già in presenza di uno spazio esterno adiacente al fabbricato da gestire a livello conviviale e relazionale. Tale area è stata unicamente rigenerata a livello pavimentale con ceramica di qualità di colore chiaro, compatibile con gli elementi architettonici del fabbricato stesso e di grande formato così da amplificarne la sensazione visiva. A fianco la formazione di un'aiuola a gradazione cromatica cangiante secondo le stagionalità, cappeggiata da un esemplare di Acer dissectum atropurpureum e di una fioriera in elevazione con vinca minor variegata ricadente. Da tale postazione si sviluppa la quasi totalità del giardino, di piacevole vista e conforto per i fruitori dello spazio esterno stesso. Data la particolare conformazione dell'area, si è adottato un sistema visivo a cannocchiale, caratterizzato da una porzione centrale aperta a prato, scevra quindi da qualsiasi elemento interno. In questo modo se ne apprezza maggiormente la profondità, facendo spaziare ai lati la vista sugli elementi vegetali di decoro lungo le porzioni laterali. Tali porzioni, laterali e di fondo, sono state delimitate da bordo in lamiera di acciaio Corten, utile per la definizione delle aree e per consentire un movimento altimetrico, atto a rompere la monotonia pianeggiante. Si ottiene così anche la copertura dell'eccessivo sviluppo superficiale degli apparati radicali di alcune essenze arboree. La scelta delle essenze arbustive e tappezzanti sulle fasce laterali è stata oculatamente valutata secondo l'esposizione, la compatibilità delle esigenze culturali delle essenze stesse e per far risultare, come per i manti erbosi, una sorta di movimentazione altimetrica. Nel complesso sono state inserite essenze a contrasto cromatico fogliare, come anche a fioritura scalare secondo le stagionalità. La nuova ambientazione è stata globalmente dotata di impianto automatico di irrigazione nelle due forme essenziali, con irrigatori a scomparsa per quanto riguarda la porzione a prato e ad ala gocciolante autocompensante per soddisfare il fabbisogno idrico nelle aiuole. L'impianto è gestito mediante programmatore autoalimentato multifunzione, gestibile direttamente dal telefono mediante Bluetooth. Tutte le aiuole sono state arricchite e completate con pacciamature in corteccia di resinose. A concludere la scenografia sono stati posizionati elementi illuminanti, tali da valorizzare alcuni elementi significativi del rinnovato giardino, come anche per definire il vialetto d'ingresso che dall'esterno porta nel giardino. Anch'esso è stato pavimentato in continuità con lo spazio esterno, contornato con singole essenze arbustive e convenientemente integrato con lavello in sintonia architettonica. Quella descritta è una delle molteplici soluzioni che hanno potuto rendere accogliente e personalizzato uno spazio giardino ormai desueto, che senza l'intervento della creatività abbinata alle conoscenze agronomiche non avrebbe più suscitato positiva emotività in coloro che ne fruiscono.